ragazzi, bentornati sul canale, nuovo video con Songs of the Week. Sì, esiste ancora questa rubrica, non l'ho più fatto da quando sono tornata alle vacanze, non ho più ripreso questa rubrica, ma non ho nessunissima intenzione di mollarla, quindi sono contenta, anzi, che a qualcuno sia mancata, perché ho letto qualche commentino di questo genere frullato. Ciao anche dall'esperto in musica, come vedete proprio alla faccia di chi ne sa tantissimo. Quindi magari questo video è un po' più lungo del solito, perché devo praticamente spiegarvi cosa ho ascoltato io durante le vacanze da agosto, quindi fino ad adesso. Due sono le canzoni che mi hanno accompagnata durante il viaggio a Los Angeles, cantate spesso, molto spesso, da Mr. Daniel Makeup, ciao Dani, ti ricordi? E anche appunto in taxi si sentivano un sacco, cioè si sentivano ovunque, e Dani e io che cantavamo così in California queste bellissime canzoni. La prima è Can't Feel My Face di The Weeknd. Mentre l'altra è Lean On dei Major Lazer. Madonna mia, io vi giuro, quando risento queste due canzoni io sono lì. Cioè, queste due canzoni mi ricordano che io a Los Angeles ci sono andata veramente. Un'altra canzone che ho ascoltato completamente per caso e poi ho cominciato ad ascoltare in loop per 2-3 giorni più o meno è Every Road Leads Home to You di Rich Sambora, che è il ex ormai chitarrista dei Bon Jovi. Sapete che sono una Bon Joviana, nel senso, fino a un tot di anni nel senso li amavo e adesso insomma non li seguo più tantissimo, però per me lui è un mito, proprio lo adoro, e aveva fatto qualche anno fa questo singolo. Non me lo sono neanche mai credo ascoltato, finché su Spotify, tra una cosa e l'altra, una balla e l'altra, sono riuscita ad ascoltarlo e devo dire che mi piace tantissimo, è smielosetto, Passiamo al pezzo forte da ribaltarsi dalle sedie, perché io quando l'ho ascoltato per la prima volta ho guardato l'autore del brano e ho detto: cosa? Davvero? Parliamo di The Days di Michele Bravi, ragazzi. Sì, io quando ho sentito il brano ho guardato Michi e gli ho detto: Michele, per me è bellissimo, proprio da brividi, mi mette veramente i brividi. Questa canzone mi piace da morire, e alla festa all'Alcatraz l'ha cantata in acustico, mi è piaciuta tantissimo, vi giuro, questa canzone mi fa morire. Il video è bellissimo, lui ha una voce, boh, bravo Michi, veramente. Sono sempre disponibile a truccarti da spauracchio per andare a farti fare sto beneamato concerto di Halloween. L'ultimo pezzo è La Fissa degli Ultimi Giorni, anche se in realtà questo pezzo lo conosco da mo', perché il CD l'ho tritato, solo che l'ho ripreso e ho ricominciato a tritarlo. Parliamo del CD dei Franz Ferdinand e degli Sparks, quindi progetto FFS, e la canzone in particolare, a parte che ce ne sono veramente tante che mi piacciono lì dentro, So Désuné. Ed è una canzone così un po' electro, molto particolare. Se siete appassionati del Giappone, andate a sentirla, perché è veramente simpi. Degli ultimi mesi, insomma, almeno quelle che mi sono ricordate, quelle che mi sono entrate più in fissa. Fatemi sapere quali sono le vostre canzoni, così sapete che io vado a spulciarmele. Lasciatemi quindi dei commenti
con l'hashtag Spotified. Così appunto io vado ad arricchire le mie library, si chiamano library, le mie playlist. Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!